qui presenti che hanno fatto un grandissimo lavoro anche nel periodo di pandemia, ma anche in questi giorni, proprio ieri, è stata fatta un'operazione sul nostro territorio importante, e invito tutti a fare massima attenzione anche nelle case. Fate attenzione a qualsiasi momento di tensione o di preoccupazione o di telefonate particolare, avvisate le forze dell'ordine, perché ripeto, è un momento particolare anche in questo senso. Oggi è una giornata di festa, ma era giusto anche dire queste cose. Voglio ringraziare i musicisti e mi scuso di averli fatto uscire fuori dal programma, ma loro sono dei maestri eccezionali, bravissimi, per cui insomma, anche se ho provato a mettervi in difficoltà, non ci sono riusciti. Grazie, grazie maestri di tutto quello che state facendo e avete fatto. Ora siamo al rito dell'alzata delle bandiere. L'alzata delle bandiere, ripeto, in questo momento lo voglio dedicare, oltre alla nostra splendida città, a tutte le vittime del Covid in Italia e nel mondo, che purtroppo ci hanno costretto a rimanere chiusi e ad avere questo sconforto dentro l'anima per tutte le vittime che ci sono state. Veramente farei un applauso a questa gente che non c'è più, e darei la parola ai musicisti con il nostro straordinario inno. Thank you.